Ciao a tutte, benvenuto, bentornate sul mio canale. Allora, mi è appena arrivato il pacchetto di Passioni Unghie, quindi vi voglio mostrare le offerte e le novità, del mese di aprile. Allora, vi mostro quello che ho preso. Ho preso le tip che ormai le avevo quasi terminate. Io prendo sempre le Natural, poi vado più nelle cose semplici. Ho preso i guanti, i primi che ho trovato, non sono stata nemmeno lì a vedere, l'importante era la taglia, speriamo che mi vanno bene perché nelle altre avevo preso la XS e sono neri, quindi non rosa. Vi mostro anche l'omaggino. È la prima volta che mandano un omaggino che in realtà è una cosa che hanno anche a catalogo, che è Baby Chihuahua, che sono queste pagliuzze molto belle. Io di solito queste le utilizzo per fare il French in struttura, quello muretto. Poi, allora, come offerta ho preso due colori, che è blu Java e Dolly, che voglio andarli anche questi a stendere insieme, così mi preparo poi le tip, facciamo le stesure insieme. Le andiamo ad aprire. Allora, così possiamo valutare insieme la scrivenza e vi mostro anche la colorazione. Anche se in realtà, ragazzi, vi devo fare un video aggiornato su tutti i miei colori. Ho fatto un pochino di zoom. Su tutti i miei colori, quindi andiamo con la stesura. Bello coprente. È molto estivo. Diciamo che in videocamera si vede esattamente com'è il colore. Più o meno siamo lì. Molto bello. Lo metto in lampada. Andiamo a stendere insieme anche l'altro colore, che è l'SP140. È molto strano come colore. Io ce l'ho anche in gel. E mi è piaciuto tanto, quindi l'ho preso anche in versione semipermanente. Tra le altre cose sono al 50%, quindi questi vengono, se non ricordo male, 4 o 3,99 o 4,99, non ricordo. Eccolo qua. È un colore strano perché è una sorta di grigio con un po' di blu molto particolare, ma mi piace tantissimo. Metto anche lui in lampada e poi li sigillo e ve li Eccoli qua, mostro. ragazze. Questi qua sono i colori stesi, un'unica passata e sigillati con Ultra Gloss. Adesso invece vi mostro alcune novità, tra cui Girl Boss, che sono 4 gel color. Sono tutti fast, sapete che io adoro i fast, quindi adesso li apro e poi li stendiamo insieme e ve li mostro. Eccoli qua, ragazzi, ho aperto i colori, sono meravigliosi, uno più bello dell'altro. Sto cercando adesso il pennellino così li andiamo a stendere insieme e vediamo la coprenza. Sono una sorta di pastello fluo meravigliosi. Ovviamente il fluo non mi rende mai un cavolo dalla fotocamera, però ragazze vi assicuro che sono strepitosi. Allora iniziamo con il verde, che è l'F12 Ego Chic. Mi faccio un pochino di zoom. La scrivenza dei fast è una garanzia, ragazze. Nonostante tiri molto il colore, oltre al fatto che se sono polimerizzati 30 secondi, loro si autosigillano. Questo vuol dire che non hanno bisogno di sigillante, cosa che io comunque vi consiglio, soprattutto in vista dell'estate, perché poi succede che con il sole, non tanto lui, ma quanto i colori rosati, ragazze tendono a sbiadire moltissimo. Quindi vi consiglio assolutamente un top che abbia il filtro UV. Lui lo metto in lampada nel frattempo. Un'unica passata, ragazze, perché è super scrivente. Poi il prossimo colore andiamo a mettere questo bellissimo fucsia, che lui è second skin, seconda pelle. Molto bello. Pulisco un po' il pennellino, ragazze.
Io sulle tippe non le andrò a sigillare, perché comunque non le metto al sole, quindi non ho problemi di colore sbiadito. Vedete anche la pigmentazione di lui, che è fantastica. Molto belli questi colori, ve li straconsiglio. Passione Unghie ha, devo dire, fatto dei cambiamenti enormi e ha sicuramente migliorato la pigmentazione dei prodotti, specialmente per quanto riguarda i semi permanenti. Poi, terzo colore, ragazze, Secret Crush, penso che si chiami così, è una sorta di aranciato molto bello, veramente molto bello. Comunque fatemi sapere giù nei commenti se volete un video dove vi mostro i miei colori aggiornati, quindi tutti quanti i colori, gel, semi permanenti e via dicendo, di tutte le ditte. Quindi esattamente come sono, ve li mostro. Anche lui super scrivente, ragazze. I fast sono ottimi per essere utilizzati per disegni, ghirigori in superficie, quindi diciamo sopra il lucido. Eccolo qua, anche lui metto in lampada. Magari vi metterò delle foto se riesco a farle rendere un pochino meglio, spero, su Instagram, tra le storie magari. Perché purtroppo non rendono, essendo dei fluo, ma sono meravigliosi, sì, fidatevi di me, ragazze. Anche lui in lampada, e lo lascio 30 secondi. Sono meravigliosi, ragazze, eccoli qua. Un'unica passata. Molto, molto belli. Ve li consiglio. Se prendete il kit, ragazze, viene molto meno, perché sfusi, se non sbaglio, vengono circa un euro in più l'uno, quindi prendete il kit, risparmiate. Altra novità, ragazza, altre novità, ho scelto due costruttori, tra cui il Refill Soft Natural e un Master. Allora, differenza tra i refill e i master. I refill sono gel flessibili, quindi adatti ad unghie fragili, sottili, mentre i master sono gel rigidi, quindi sono più adatti per allungamenti anche estremi, perché mantengono bene la pinzatura, o appunto se li usiamo su, per coperture, quindi anche unghietta naturale, consiglio, l'unghietta deve essere molto forte, quindi non deve essere un'unghia fragilina, perché altrimenti, non seguendo gli spostamenti, crea sollevamenti. Adesso li apriamo così vi mostro la colorazione. Hanno cambiato anche il pack, è questa volta in vetro, infatti pesa molto molto di più, sono da 50 ml, non vedo l'ora di provarli. Allora, eccoli qua, li mettiamo in paragone. Allora, inizio dal Master, quasi quasi, il Master Hard Clear. Ah, hanno doppio tappino, ragazze, eh? Praticamente sembra la boccetta di una crema. Molto sciccoso, devo dire. Allora, questo è il gel. Questa è la densità, quindi secondo me questo è adatto proprio per gli allungamenti, l'ho preso per quel principale scopo, ecco, oppure per riempire il French, fare effetti sotto vetro, insomma ha un pochino quello scopo, volevo provarlo, è quindi un classico clear molto trasparente, vedete che non è, è bello limpido, ecco, non è torbido. Andiamo adesso invece a vedere il Refill Soft Natural. Lui è decisamente meno denso dell'altro. Aspettate che pulisco un attimo il vasetto. Sembra veramente molto pigmentato, infatti l'hanno consigliato anche proprio come cover costruttore, quindi come base per French. Questa è la consistenza, difatti è molto cremoso. Sembra che è un autolivellante, però questo poi ve lo dico magari in un utilizzo, anzi se vi fa piacere che li proviamo insieme me lo scrivete, così magari li proviamo insieme.
Vediamo di fare un refill, qualcosina. Lui è molto bello, veramente molto bello. Anche il vasetto in vetro, devo dire che fa la sua sporca figura. Quindi ragazze, questi erano i miei acquisti per il mese di aprile. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete il video dei costruttori e un video aggiornato su tutti i miei colori. Io vi mando come sempre un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video.